queste ragazze perché non hanno mai mollato. Anche le partite indietro, quando eravamo andati in vantaggio, dove ci avevano raggiunto agli ultimi minuti, le ragazze le prestazioni le avevano sempre fatte. Oggi siamo state magari un po' meno pulite del solito, però abbiamo portato a casa quei 3 punti che mancavano da parecchio, mancavano dall'inizio, e credo che siano 3 punti sofferti, perché la squadra che abbiamo affrontato è una buona squadra, con un'ottima organizzazione di gioco, con delle giocatrici di qualità. Quindi secondo me è un risultato importante che vale doppio, perché è contro la diretta concorrente. Sì, loro hanno trovato un Eurogol e hanno preso questa traversa, dove è stata molto brava Lia Lonni nel fare un bell'intervento, e dopo da lì, nel fare il cambio, Popadinova e Monterubiano, Popadinova rientrava dall'infortunio, quindi sapevo che non aveva 90 minuti nelle gambe. La stessa Monterubiano aveva avuto un fastidio durante la settimana all'adduttore, e nel fare quel cambio, aver messo Sciabica, che attaccava bene gli spazi, poi difendeva bene palla, uguale Lana, siamo risalite, da lì abbiamo conquistato campo, abbiamo fatto questo gol che ci ha permesso di vincere la partita. Logicamente, come hai detto te, poi l'abbiamo difeso con i denti, non che le altre volte non la difendevamo, però stavolta siamo state un po' più concentrate e un po' più lucide nelle scelte, soprattutto nella fase finale. Ma l'ho detto anche davanti alle ragazze, che ero felice di ritrovare delle giocatrici che avevamo perso per più partite, e Tomaselli e Orsi in modo particolare, perché arrivano da un infortunio grave, quindi da 2 crociati. Anche la stessa Clellan, dopo la partita di Firenze, si era fatta male, l'avevamo persa. Clellan oggi è entrata, ha fatto la differenza, oltre a quello ha fatto un grandissimo gol. Quindi abbiamo recuperato 3 giocatrici che per noi erano 3 pedine importanti lo scorso anno, e cerchiamo di portare avanti questo discorso il più possibile, perché si divertono le ragazze, come ho detto prima, e questo è molto positivo, e visto dalla parte di qua, dall'allenatore, dello staff, è molto bello, è gratificante. Si va ancora più cattive di oggi, perché ci teniamo a fare il risultato, e anche perché sappiamo l'importanza della partita. Oggi avevamo il Pomigliano, domenica abbiamo la Sampdoria, la settimana prima abbiamo avuto il Como, poi abbiamo il Parma. Sono tutte finali per noi, come lo saranno anche contro la Juve, contro queste squadre. Per noi non deve cambiare niente, noi dobbiamo sempre andare in campo per provare a vincere le partite. Poi, se troviamo la squadra più forte di noi, tanto di cappello, però devono sudare le cosiddette 7 camicie. Sì, è arrivata la prima vittoria, la cercavamo da tempo. Nelle ultime 3 gare abbiamo innescato un po' il nostro. Abbiamo cominciato a giocare come sappiamo, e oggi è stata una vittoria di liberazione, perché comunque abbiamo portato in campo tutto quello che abbiamo provato durante settimana. Nonostante sapessimo la difficoltà, comunque, e l'importanza di questa partita, siamo riuscite a stare tranquille e giocare come sappiamo fare. Per me è una vittoria doppia, nel senso che tornare in campo e riuscire ad ottenere la prima vittoria è sicuramente una cosa che non si può spiegare. È stato un periodo difficile, perché comunque, stando fuori dal campo, non è così scontato saper aiutare le compagne, e sono contenta di aver contribuito oggi, e spero che questo sia il nostro vero punto di partenza. Sì, mi sono trovata più vicina alla porta avversaria del solito, non ci ho pensato, ho messo in mezzo, e dato che sono cose che proviamo durante settimana, ho trovato la testa di Lana, 2-1. Non c'è un qualcosa che non ha funzionato, siamo semplicemente tante ragazze nuove, ed è normale che quando ci sono tante novità, ci possono essere tanti aspetti positivi, tanti aspetti negativi, dobbiamo soltanto amalgamarci, e lo stiamo facendo, e si va avanti così. Beh, penso che al di là di quello che può avermi tenuta legata al campo, sia stato proprio il bisogno di dover tornare a stare bene, primis fisicamente e mentalmente. E ho cercato di lavorare nel miglior modo possibile, e ho cercato di fare anche più di quello che avrei dovuto, a volte fisicamente parlando, ma ne è valsa la pena, perché oggi sto bene. E ripeto, abbiamo fatto i primi 3 punti, quindi sono contenta.